Benvenuti, oggi ci troviamo a Sestri Levante e siamo ospiti del ristorante San Marco che si trova nel punto più estremo del porticciolo. In effetti dalla veranda in cui ci troviamo adesso sembra quasi di cadere in acqua e il ristorante intrattiene con il mare un rapporto molto importante. Ogni giorno infatti dalla cucina escono piatti a base di pesce freschissimo e di crostacei. Ne è un esempio anche la ricetta che Rita Talento, lo chef del ristorante, ha proposto ai nostri lettori. Oggi infatti ha cucinato per noi una venere di gamberi con vellutata di parmigiano. Io sono Talento Rita e oggi vi presento un piatto chiamato venere di gamberi in vellutata di parmigiano. Gli ingredienti sono di questo piatto, sopra i gamberi, il riso venere, il parmigiano, il latte, il prezzemolo, l'aglio e il burro. Facciamo bollire il riso. E intanto che bolle il riso, ci facciamo la crema di parmigiano. A bagnomaria versiamo il latte un pizzico di sale e mano a mano per far venire una crema vellutata, molto morbida. Intanto che la crema si addensa e il riso bolle, iniziamo a cuocere i nostri gamberi. Olio d'oliva, uno spicchio d'aglio, e quando l'olio è ben caldo versiamo i nostri gamberi. Sgusciati, mi raccomando. Buttiamo il vino, evaporiamo lasciamo evaporare il vino adesso dopo 45 minuti scoliamo il riso. Iniziamo a impiattare, facciamo un timballo di riso venere in una ciotolina imburrata di burro. Ecco fatto, adesso lo adagiamo nel nostro piatto. Adesso togliamo il nostro vasettino, il riso rimane ben intatto, adagiamo i nostri gamberi. Ecco qui la nostra crema al parmigiano nel riso, nelle code di gambero.
mettiamo delle zucchine come guarnizione del piatto. Qui col gambero ci sta molto bene come accoppiamento. Un rametto di prezzemolo. Il nostro piatto è pronto. Ed ecco, ora che avete visto la preparazione del riso di Venere, vi facciamo l'abbinamento con un buon vermentino da Riviera del Ponente, naturalmente, di Laura Schiero. Un vermentino che è tipico dei vini liguri, una leggera acidità, però anche una profumazione. Ed è un buon abbinamento con questo piatto, dove sentiamo il gambero di Santa e questo riso selvaggio in questa vellutata di parmigiano.